presidente, lui è Stefano Galuppi, uno dei componenti del consiglio della Provincia. Un ritardo, siamo tanti, chiaramente oggi siamo venuti, poi c'è anche Lele dietro, che fa parte anche lui del nostro consiglio, del nostro gruppo di lavoro. E niente, come avete letto, siamo qui perché vogliamo parlare in modo così sereno di una situazione che purtroppo, nostro malgrado, si è venuta a creare, si sta venendo a creare, ormai non so se si è arrivato al punto irreversibile o meno, ma questa conferenza vuole anche cercare di far chiarezza e dare tutte le informazioni che possono essere utili sia a noi ma anche dall'altra parte o chi leggerà i vostri articoli di giornale. Allora, praticamente, come sapete, voi che ci conoscete e magari chi ci conosce meno, anzi anche già oggi, la Provincia di Cento da fino abbiamo ha dato tre anni, 58, 58, 52. 58 perché sono gli anni da cui esiste, da quando esiste la Provincia di Cento, 1965. Siamo nel 2023, sono 58 anni, o quantomeno abbiamo fatto già 58, questo sarebbe il 59esimo anno, e che 58 anni di attività della nostra associazione, 58 anni importanti. 58 sono anche gli anni in cui la Proloco organizza eventi, in particolar modo gestisce la fiera campionaria di Cento, quella di settembre, legata all'8 di settembre, che è 58 anni, 58 edizioni. 52 invece sono gli anni del settembre centesimo, che credo tutti conosciamo, un grande contenitore di eventi che coinvolge tutta la città nel mese di settembre, uno degli appuntamenti più attesi dopo il carnevale, praticamente. Credo che a Cento, quando si parla di carnevale settembre centese, parliamo dei due eventi un po' che rappresentano il cardine della programmazione della città. Poi c'è tante cose belle, tante cose che stanno nascendo, e ben venga questo, però chiaramente noi abbiamo il fatto di dire che uno di quei due eventi l'abbiamo inventato noi e l'abbiamo sempre gestito noi. Ora, come ho detto, non ci siamo solo noi, ci sono altri eventi, adesso ne leggo alcuni che sono stati svolti fino ad ora, ma senza nulla, sono un elenco che poi dopo vi spiegherò perché. Carnevale di Cento, Platto 045, Festa della Birra di Renazzo, Fiera delle Birre di Renazzo, Fiera di San Lorenzo di Casumaro, Sagre Gastronomiche delle Frazioni, Witty Summer Basket in Piazza Cento, Rassegna la Bella Stagione in Piazza Rocca e Cortile della Rocca, in particolar modo gli aperitivi previsti nel cortile. Ora che abbiamo memorizzato tutti questi eventi, entriamo... Scusa, in maniera sovracontestualizzare, questi eventi non sono organizzati da noi? No, ho detto ci siamo noi, infatti ho parlato 58, 58, 52, nostri. Poi ci sono altri eventi in città. Ho detto ben venga che ci siano altri eventi, ci mancherebbe, anzi, devono avere massima importanza, massimo risalto e massima valorizzazione, perché noi non vogliamo essere antagonisti di nessuno. Cioè, io credo che in città più cose nascono, più cose vengono bene, dovremmo essere tutti contenti e felici, perché chi ne trae beneficio non sono io, non è lui, anzi, semplicemente anzi. Tutti quelli che abitano in centro, tutti quelli che abitano a centro, tutti quelli che hanno le attività in centro. Se i bar lavorano, i ristoranti lavorano, i negozi vendono, credo dovremmo essere contenti perché è un bar in più che rimane aperto, un negozio in più che rimane aperto, un negozio in più che apre. Cioè l'obiettivo è quello, no? Per chi fa eventi o per chi vive la città come noi. Noi, e lo dico e lo rimarco, siamo un'associazione non commerciale, non profit, che non facciamo profitto come nostro business. Il nostro business è la copertura dei costi. Quindi fare eventi per coprire i costi, questo è quello che noi dobbiamo fare, è l'obiettivo che ci poniamo, certo. Perché abbiamo anche una responsabilità personale, quindi già per tutelare le nostre tasche, ma non solo per quello, l'obiettivo è quello di coprire le spese cercando di incassare il più possibile per spendere il più possibile, perché più spendi, più fai eventi di qualità, più hai risorse e più puoi investire, okay? Questo è il nostro obiettivo. Noi siamo nel terzo settore, siamo iscritti a RUNS, numero 186, dal 19 maggio del 2022, quindi è già un anno ormai. Siamo anche iscritti al registro delle imprese,
per le attività commerciali accessorie. Perché? Perché per finanziarci facciamo anche delle attività che portano un introito diretto che poi utilizziamo per sostenere i costi delle attività istituzionali. Ecco perché siamo iscritti anche al registro delle imprese. La Proroca di Cento ha sempre avuto una convenzione che lega le attività di Proloco con l'amministrazione comunale, con le varie amministrazioni che si sono succedute. Io personalmente ricopro questo ruolo, ahimè, dall'antichità. Ormai sono preistorico, mio figlio studia dinosauri. Ci sei anche tu, signore. No, comunque, dal 2000, quindi sono 23 anni, e abbiamo visto tanti sindaci che si sono alternati. Io quando sono entrato c'era Paolo Fava, poi è venuta l'Annalisa Gregori, Flavio Tuzet, Piero Lodi, Fabrizio Tosselli, ora Edoardo Corsi. Con tutti i sindaci è sempre stata, con tutte le amministrazioni, non direttamente con i sindaci o comunque anche con i sindaci, è sempre stata gestita in questo modo. Poi veniva firmata una convenzione, il comune contribuiva a parte dei costi degli eventi, parte dei costi, con un contributo economico, e a fronte di quel contributo veniva sottoscritta una convenzione. Una convenzione che normalmente aveva una durata 3 anni, 2 anni, e che ogni anno, ogni volta veniva rinegoziata e rinnovata. Rinegoziata mai, perché il contributo da 2000 è sempre quello, è stato abbassato per 2. 2000, 3 anni fa, adesso. Però almeno così ci consentiva di avere una base, una risorsa importante che copriva già sulle parte. Questa convenzione è scaduta il 31 dicembre 2022, quindi la tua amministrazione doveva decidere come comportarsi, e noi abbiamo subito preso contatti con l'amministrazione. Come sono andate le cose? Questa convenzione prevedeva tutta una serie di eventi che noi facevamo a fronte di quel contributo economico, che poi noi utilizzavamo redistribuendo, pur sapendo che era parte di quel contributo, andava a sostenere gli spettacoli delle sigle vercellese. Però c'era anche la festa della Befana, le iniziative collaterali al carnevale, tra cui lo sbarco del carnevale, Fiori e Bimbi, 100 Street Food, la fiera campionaria di Cento, il settembre centese, lo sbaracco con la notte bianca, la festa della castagna, le iniziative di animazione del centro durante il Natale, il periodo precedente il Natale, e il mercatino delle cose antiche o degli hobbyisti. Questi erano il cardine, insomma, gli eventi principali, a cui si aggiungevano di volta in volta altre cose. Bene, a dicembre 2022, a fronte di nostre richieste di nuova convenzione, siamo stati convocati. Allora c'era ancora l'assessore, la vice sindaco Piccariello e l'assessore Vidoli, dove praticamente al primo incontro ci è stato detto che non ci veniva rinnovata la convenzione così com'era, ma che veniva modificata togliendo il settembre centese, perché il settembre centese lo ritenevano vecchio e non più attuale, e togliendoci la fiera, che l'avrebbero affidata direttamente a un soggetto privato, perché a detta loro la Proloco, se non entra non commerciale, non può fare la fiera. Ovviamente ci sono state tutte le nostre rimostranze. Primo, perché non riteniamo il settembre centese vecchio e superato. Ogni evento è giusto che venga adeguato alle mode, che venga adeguato alle richieste, ai gusti. Si fa anche con l'immagine che... con i soldi che siamo. Però dire che è superato lungi da noi, che è umani, dalla nostra parte. Probabilmente chi l'ha detto non è neanche venuto, non gliene ha chiesto. Comunque, anche di questo, ripeto, a fronte delle nostre dimostranze, il 29 dicembre veniamo riconvocati in comune, questa volta c'è anche il sindaco, oltre alla Piccarella e la Bidoli, praticamente viene ritrattato tutto quello che è stato detto. Quindi il sindaco, di fronte a Gianni, che c'era anche lui, di fronte ad altri che erano con me, ha detto espressamente che settembre centese si farà e che lo faremo ancora noi, così come tutte le altre attività che noi organizzeremo. Quindi ha smentito la precedente riunione con la vice sindaco e con la Bidoli. Li ha smentiti lì. Lì davanti a noi. Ma lì davanti a noi, che è stato anche imbarazzante da parte nostra,
perché sai, essere lì... Ma è spiegato di loro. No. Sì, no, ma anche per noi, cioè, comunque, non sai come comportarsi. No, scusate, è solo per... No, ma è così, perfettamente. Scusa una domanda, nella prima riunione che avete fatto avevate avuto l'impressione che era una cosa ultimativa già dalla prima riunione o già dalla prima riunione vi avevano detto che forse però poteva cambiare qualcosa, solo per ricostruire la linea temporale degli eventi? La prima riunione ci avevano messa come proposta, ah, ecco. Come proposta, chiaramente da noi non accettata e subito abbiamo fatto le nostre dimostranze, anche perché incombeva un rinnovo di convenzione perché c'erano gli eventi inizio anno, la Befana, il primo, il carnevale con gli eventi collaterali, quindi incombeva nessuna decisione e noi non abbiamo accettato questa proposta, che era una proposta. Che era scusa, era solo proprio per ricostruire la linea. No, no, è giusto come domanda, perché sicuramente normalmente dovrebbe essere che un rapporto tra due soggetti si dialoga e non che si impone, almeno io la vedo sempre così, no, dovrebbe essere un rapporto democratico. Qualche settimana dopo appunto questo ci è stato detto, quindi che ritrattavano e quindi ci sarebbe ridato. L'unica cosa alla fine era che stavano valutando se fare un bando. Bando, segniamoci questa parola, perché è un piuttosto curioso l'uso che si fa di questo termine. Ma dopo ci torniamo sopra. Chiudiamo quell'incontro dicendo il sindaco, dice ci rivediamo adesso a breve, oggi non ho potuto, era il 29 dicembre, quindi eravamo proprio a ridosso, era venerdì, fine settimana, insomma, i dirigenti non c'erano, quindi lui dice ci rivediamo subito dopo la Befana, quindi i dirigenti, così mettiamo, decidiamo come procedere, come strutturare, insomma va bene, volentieri. Poi silenzio, tutto tace, io scrivo, messaggini, scrivo a quel punto nessuna risposta, scrivo mail, nessuna risposta, scrivo PEC, ho scritto precisamente il 25 gennaio, ho messo anche copia qua, il 7 febbraio poi, visto che non ho avuto nessun riscontro, ho tornato a scrivere, tutto tace, allora io continuo a messaggiare, l'unico che mi risponde è il vice sindaco Salatiello, che vuol dire con noi ha sempre avuto un atteggiamento positivo. Questo prevedirlo, perché con lui sono riuscito sempre a tenere acceso un dialogo anche nei momenti più difficili. E tramite lui finalmente riusciamo ad avere un incontro su da Salatiello, un incontro in modo informale, anche velocemente, e dopo qualche giorno veniamo convocati dal dirigente Zuntini e dal vice sindaco Biduli. Parliamo di fine febbraio. Hai detto vice sindaco Biduli? No, assessore, scusate. Non c'è nessuna nient'altro. Ancora una volta in quell'incontro ci viene ribadita la fiducia del nostro operato, la volontà di rinnovare la convenzione, parlo di fare in 3 anni con la possibilità di rinnovo di altri 2 anni, però la fiera non si può, la fiera non si può e gli eventi commerciali non si può perché sono commerciali, voi siete un ente non commerciale, non potete farli. Io ribadisco dove sta scritto, perché non c'è scritto da nessuna parte, vorrei avere una legge che me lo dice, perché io non la conosco. Tra l'altro siamo anche iscritti, come ho detto prima, al registro delle attività commerciali. Esiste questa legge? Se tu ce l'hai, fammela avere, perché a me non l'hanno ancora fatta avere. Vabbè, ci informiamo. Tra l'altro, la facciamo da 58 anni, la fiera, 58. O prima siamo stati abusivi per 58 anni, c'è qualcosa che non quadra. Contestualmente, oltre a non accettare quanto viene proposto, perché non solo ci vuole togliere le fiere, ci vuole togliere diverse eventi, tra cui lo sbaracco, che non si capisce. Quindi torna un po' al primo incontro come contenuti. Torna al primo incontro. Però il settembre centese questa volta. Rimane fuori il settembre centese o? No, il settembre centese. Settembre centese non se ne più parla. E praticamente, andiamo avanti, chiaramente noi non accettiamo quanto ci viene proposto perché ci vogliono togliere eventi, ci vogliono togliere eventi importanti. Tra l'altro io ribadisco che la fiera non è solo commercio, profitto, ma c'è dietro tutta una serie di attività. Ci sono spazi che vengono dedicati alle associazioni, ci sono spazi che vengono dedicati alla cultura, ci sono
c'è Luna Park, ci sono tutta una serie di cose che ruotano intorno alla fiera, che gestiamo noi. Insomma, quindi mi sono sempre opposto, ho chiesto sempre un incontro al sindaco, questo incontro non mi veniva concesso. In che mese siamo? Siamo a fine febbraio, ma in metà marzo. A questo punto scrivo di nuovo una PEC, dove ufficializzo la richiesta di poter fare i nostri eventi, perché qui il tempo corre, si avvicinano le date, perché i primi eventi ormai era già passato il carnevale, era già passato. 20 marzo mando ufficialmente una PEC con il calendario ufficiale dei nostri eventi, il 20 marzo. A questo punto continuo a insistere di avere ulteriori spiegazioni e devo dire che l'assessore, il vice sindaco Salatiello, lui, come sempre, risponde e viene al nostro incontro qui. Abbiamo fatto una riunione di consiglio, eravamo una ventina di persone e viene Salatiello insieme a Ridoli. Vengono qui, parliamo un po' del futuro, ribadiscono quello che ci hanno detto e noi poniamo domande. La solita domanda, perché non possiamo fare gli eventi commerciali? Perché? Dateci una spiegazione, dateci un articolo di legge o una motivazione plausibile. Nessuna risposta. La solita conclusione. Faremo un incontro con i tecnici. Il problema è che i tecnici io non li ho mai visti, a parte Zuntini, che devo dire è sempre stato estremamente disponibile, ma Zuntini è della cultura. Ci sono gli altri tecnici, tu, per curiosità? Anzieri, del commercio e il segretario comunale. Di questi nessuna risposta. Io ho scritto a Anzieri tante volte, mai ho avuto risposte. La nostra associazione è chiaramente contraria a questo ridimensionamento, non capiamo il perché, perché ci sono, io almeno ragiono così, quando le cose non funzionano è giusto cambiarle, quando le cose assorbono troppe risorse è giusto intervenire, ma qui stiamo parlando di eventi che non costano nulla alla città, che la fiera si autofinanzia, lo sbaracco si autofinanzia, il Fiori e Bimbi si autofinanzia, lo street food si autofinanzia, non hanno costi per la città, non hanno contributi, paghiamo anche il solo pubblico. Rientra però tutto nell'ambito della convenzione che avete. Sempre nella convenzione. Cioè. E però nella convenzione vi danno un contributo. Vi danno un contributo complessivo, che poi io destino, okay? Devo rendicontare e produrre copie di fatture che dimostrano come ho usato quei soldi. Comunque parlando della vecchia convenzione, è stato esattamente. Quindi chiedo perché questo ridimensionamento? Allora, o gli eventi non funzionano, ma signore, cioè, sono stati tutti un pienone l'anno scorso. 2022, ricordiamoci che siamo stati tra i pochi a fare eventi. Il carnevale è stato fatto a maggio, sappiamo com'è andato, non per colpa del carnevale, c'è stata una stagione infame, troppo caldo, insomma. Però gli unici eventi che nel 2022 hanno avuto grande riscontro sono stati quelli che abbiamo fatto noi, e abbiamo tutte le foto, le abbiamo pubblicate anche di recente. La fiera quest'anno è stato un successo, con numeri di presenze che non si erano mai viste, che ma non solo la fiera, ma un po' tutti gli eventi che sono stati fatti. Ricordo quando abbiamo fatto la Befana, quest'anno c'era la gente, c'era il pienone sul centro storico. Ma voi avete avuto mai l'impressione che fosse per la qualità degli eventi che mettevano in dubbio il vostro parato? Non c'è mai stata una risposta. Noi chiedevamo una risposta, ma non c'era. Allora mi dici, fate schifo quello che fate, ma me lo dimostri perché. Oppure spendete troppo, voglio spendere meno. Solo dovevo giustificare questo tipo di atteggiamento. Oppure perché? Perché siamo un ente non commerciale, ma non mi risulta che non possiamo fare gli eventi commerciali. Vabbè, andiamo avanti. Allora, praticamente nel frattempo cosa succede? Succede che l'architetto panziere dell'ufficio commercio, che con noi non si è mai fatto sentire, non ha mai risposto alle nostre mail, non ha mai risposto alle nostre appelli, contatta direttamente la ditta che insieme a noi collaborava per fare la fiera, cioè quella che commercializzava gli spazi, che è l'Accento. L'Accento aveva un contratto con il Proloco con cui si occupava della commercializzazione degli spazi, a fronte degli introiti della commercializzazione sosteneva tutti i costi dell'evento, tra cui la pubblicità, tra cui gli allestimenti, tra cui la vigilanza notturna, la sicurezza e tutto quello che ruota intorno alla fiera. Panziere richiama direttamente l'Accento. Mi chiamano incontri, mi mandano back, mail.
dove praticamente gli chiede i numeri della firma, vuol sapere quanto guadagnava, vuol sapere quanto spendeva. Però l'accento aveva un rapporto diretto con voi. L'accento aveva un contratto con noi. Non è molto corretto questo modo di procedere. Non siamo mai stati chiamati. Mai. Quindi volevano un rendiconto dalla ditta che aveva un appaltante da loro, appaltato da loro. A me questo è sembrato già una netta volontà di tagliarci fuori. Perché un dirigente che chiama direttamente il fornitore, oltre che non essere corretto, proprio no, che è una procedura scorretta, non lo è neanche eticamente parlando corretto, ma è un segno di mancanza di rispetto, di spazio verso un'associazione che comunque non credo che abbiamo mai creato problemi all'amministrazione comunale, anzi. Quindi loro scrivono mail, chiedono, intimano all'accento di produrre questi dati con date anche di termini di scadenza entro cui devono produrre questi dati. Io ovviamente vado dal sindaco, meglio, attenzione, continuo a chiedere l'appuntamento al sindaco, a quel punto il sindaco me lo concede. Stiamo parlando di metà aprile, cioè sono passati un bel po' di tempo. Me lo concede, ma me lo concede semplicemente perché c'è stato un consigliere comunale che ha, insomma, tramite lui sono riuscito ad avere l'appuntamento e sono andato con lui, non voglio fare nome perché non voglio coinvolgere altre persone, ma sono andato con lui, ma anche come avere una persona, sono andato da solo, non ho chiamato loro, perché lui mi aveva chiesto di potermi incontrare da solo. Io sono andato con il consigliere comunale chiedendogli a lui se potevo, lui mi ha detto di sì, attenzione, non ho forzato, questo bisogna essere sinceri e dire come stanno veramente le cose. Quindi vado a questo incontro, chiedo al sindaco le motivazioni, chiedo perché non sono stati convocati, lui dice mi dispiace, mi ha sbagliato il metodo, chiedo scusa, vi convocheremo. Ok? E gli dico col consigliere comunale presente, ma se noi troviamo un modo per avere l'affidamento della fiera, perché lui continua a dire che per legge non si può, tu sei disponibile a farcela avere direttamente a Proloco, comunque a rinnovarci, con delle regole, perché non siamo mica qui a dire che non vogliamo delle regole. Non siamo qui a dire che vogliamo continuare a fare quello che ci pare, chiusi senza. Cioè, non è questo il nostro obiettivo. Se vuoi puoi lavorare, vuoi mettere insieme i programmi, vuoi, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, perché l'anno scorso l'evento quello che ha coinvolto il Caristinato insieme, è stata l'amministrazione che ce l'ha proposto e noi l'abbiamo condiviso e l'abbiamo portato avanti. E non c'è mica nessuna volontà o preclusione verso niente nessuno, anzi. Però vorremmo esserci ancora noi, ma semplicemente su 58 anni. Oppure mi dice un motivo. Il motivo non c'era e quindi ci, ancora la classica frase, ci rincontriamo con la presenza dei tecnici, quindi con la presenza dell'architetto Panzieri e del segretario comunale. Ok? Ci lasciamo dicendo teniamo tutto in sospeso e ci rivediamo. E siamo ad aprile qua? Siamo verso metà aprile, più o meno. Torno al 20. Un mese fa. Sì, più o meno. Torno al 18 fuori, adesso mi ricordo, non è andata bene. Poi cosa succede? Succede che il 26 di aprile, nonostante che ci eravamo detti ci riaggiorniamo, ci incontriamo, parliamo con i tecnici, esce un avviso pubblico. Che noi lo vediamo su internet, sul sito del comune, dove praticamente vengono messi a bando, perché attenzione, un avviso pubblico è un bando aperto a tutti quelli che hanno i requisiti, perché un bando deve dare parità di condizioni a tutti i soggetti. Bene, in questo bando troviamo tutti i nostri eventi. Quali puoi specificare, giusto per dover dire? Settembre Centese, Festa della Befana, Festa della Castagna, Mercatino delle Cose Antiche, ce l'ho qui, nessuno escluso, tutti tranne quelli che non volevano darci. Quindi, ribadisco, ma la sorpresa non è tanto quelli che sono stati esclusi, ma quelli che sono stati inclusi, perché sono eventi che abbiamo creato noi, che abbiamo gestito sempre noi e non appartengono al patrimonio del comune. È come se tu domani crei un evento e il giorno dopo il comune fa un bando per assegnarlo in modo pubblico. Io lo sa sul mio canale.
Allora, festa della Befana, eventi, manifestazione a supporto del Carnevale di Cento, leggi tra le righe sbaracche del Carnevale, realizzazione del calendario eventi del settembre centese e supporto nelle manifestazioni collaterali della fiera, festa di Halloween, festa della castagna, iniziative di animazione del centro storico, più mercatino cose antiche. Quindi interrompo ancora, quindi compreso quel settembre centese famoso che all'inizio hanno detto che era vecchio, non si dovrebbe fare. Abbiamo presente che il settembre centese, oltre che essere un evento ideato, creato e gestito sempre da noi, è anche un marchio registrato. Antonio Casanova lo fece. Sì, ma l'abbiamo pure registrato il marchio a tutela. No, lo so, lo so bene. Non puoi mettere un bando che è un'evidenza pubblica aperto a tutti gli eventi che non sono tuoi. Questo non lo sa. È come se tu metti avanti la casa sua. Sì. Ma scusa. E nel bando, scusa, sempre, c'era una qualche clausola che comunque vi metteva, non so, un'iscrizione a un qualche albo che voi non abbiate, qualche caratteristica. No, quindi voi in teoria potreste partecipare. Assolutamente sì. Il bando era... si fanno anche bandi per la posta a tenere fuori. Sì, sì. Il bando prevedeva le previste di iscrizione a RUNS, noi siamo regolarmente iscritti a RUNS, da oltre un anno siamo stati tra i primi a essere iscritti a RUNS. Siamo a PS, siamo iscritti come tra registrazione. Siamo in regola dal punto di vista formale, giusto. Il problema è che tu non puoi andare a mettere a bando eventi che non sono tuoi. Un conto se vai a mettere a bando un evento che il comune ha gestito in tutti questi anni, che poi era passato da mano in mano, sono per dire. Ma questi sono eventi che abbiamo sempre fatto. Noi abbiamo inventato gli altri nomi. Cioè, per giunta uno è anche stato in una notte per organizzare, quindi noi cosa abbiamo detto? Ma come ti permetti? Cioè, io posso capire che è fatto e magari se noi partecipiamo lo vinciamo anche, ma è coerenza, è rispetto delle regole. Non possiamo partecipare a un bando dove praticamente si violano delle regole e soprattutto decidi tu cosa metterci e cosa non metterci. Ma questo non sta né in cielo né in terra. Mi pare dalla tua ricostruzione che aveva detto che vi sareste rincontrati. Ci saremmo anche dovuti incontrare un consigliere comunale testimone. Che dovevamo rincontrarci. E allora quando io sono andato, perché poi ci siamo rincontrati, perché adesso manca l'ultimo pezzo, abbiamo fatto questo incontro con i tecnici, ma il bando era già uscito, ve l'ho anche fatto notare, mi hanno riso in faccia. Ah, addirittura. E cosa dicono i tecnici? Sono curioso. Non è vero niente. Però lo dico perché a me è dispiaciuto, perché vedermi persone che ti ridono in faccia, a me dispiace. Mi dispiacere fare perché non siamo qui per non collaborare, noi vogliamo collaborare con l'amministrazione, e se il motivo per cui noi cercavamo di parlare col sindaco era semplicemente per poter allacciare un dialogo, un rapporto con lui, perché volevamo collaborare e fare le cose insieme a loro, questo lo dico e lo ribadisco, non c'è nessuna volontà di andare anche a perché, anche perché il sindaco nell'incontro che abbiamo avuto dove c'era la vice sindaco aveva dimostrato di voler collaborare con noi, è stata tutta una messa in serbo. Ma allora, quindi noi, ripeto, volevamo e vogliamo collaborare con chi opera nella città, il comune, i commercianti, le associazioni, le imprese, tutti quelli che sono gli attori della città, ma ci mancherebbe altro, però vogliamo rispetto delle regole. E vogliamo soprattutto il rispetto della nostra attività, del nostro lavoro. Ecco, questa è l'unica cosa che chiediamo. Ora, questo bando che è uscito, per coerenza, noi non abbiamo partecipato. Ma questo non perché non vogliamo fare gli eventi, ma perché già gli eventi ce li abbiamo. Non abbiamo bisogno di un bando per poterli fare. Sono già nostri. Tutt'al più abbiamo bisogno di un sostegno. Ma non abbiamo bisogno di un affidamento. Questo è il concetto che deve passare e che è sbagliato dall'inizio, che ho cercato di spiegarsi dall'inizio e che non hanno voluto capire. Non puoi affidare ad altri eventi che non sono tuoi, anche se il bando è preconfezionato, non significa nulla, già non dovrebbe esserci un bando preconfezionato, ma al di là di questo, non puoi dare eventi che non sono tuoi. Questo è un principio cardine, ok? Però faccio una domanda, ma a parte la ridere di faccia quel giorno dell'incontro con i tecnici, la motivazione perché hanno messo roba non loro all'interno di questo bando? Non c'è stata. Ah, non c'è stata, niente. Continuo non avere motivi. Quando Giuliano diceva dammi l'altro motivo perché non mi viene dato. Abbiamo fatto l'ultimo incontro e è finita la saga, beautiful, no? Forse, non lo so.
Il 2 marzo, questo lo dico un po' con ridendo perché c'è stato tutto un... Allora io avevo chiesto questo incontro all'amministrazione, tutto tacio, perché da metà maggio, da metà aprile, siamo arrivati fino ad aprile che non sapevo, non ho più saputo nulla. Il 26 di aprile, alle 7 di sera, apro la mail, 7:30, e vedo un messaggio della segreteria del sindaco dove mi invita a un incontro il 29 maggio. Venerdì 29 maggio, già venerdì 29 maggio mi suonava strano perché... Era in maggio lunedì, ma al di là di quello dico, boh, un mese d'anticipo, ma va bene. E rispondo, ok, confermo la mia presenza. Io la mattina dopo mi chiami, mi scrive, oh, che fuso era il 29, il 28 aprile, non era il 29, venerdì 28 aprile. A che io dico, guardate, mi spiace, il 28 aprile è un impegno di lavoro, io, la, noi, lui, il punto del lavoro giustamente, perché tutti noi facciamo un altro mestiere. Il nostro non è la prologue, il nostro è la nostra fonte di sostentamento, noi viviamo con le nostre attività e dobbiamo dare priorità alla nostra attività. Il volontariato cerchiamo di dare il massimo impegno, massima disponibilità, ma viene dopo. Io gli ho detto, guardate, il 28 aprile io non riesco a venire. Mi ha telefonato il sindaco 3-4 volte per cercare di convincermi ad andarci il 28 aprile. Io ho detto, non ce la fa, non è una mancanza di rispetto o mancanza di volontà, io non riesco a venire. Siamo dispostati, do la disponibilità sabato 29, do la disponibilità 2, il 3, e lui voleva tutti questi fare 28, alla fine siamo riusciti a fare il 2 di maggio. Il 2 di maggio siamo andati là, io ho fatto con me un nostro consulente, una persona che mi affiancasse, che mi aiutasse a parlare, conosce un po' di più diritto rispetto a me, e lì c'era presente il sindaco, il vice, no, l'assessore Bidoli, l'assessore Tadia e l'architetto Panzieri, che finalmente conosco. Il 2 maggio io mi sono presentato, sono lieto di conoscerla, avrei, mi sarei aspettato che mi avesse risposto prima, avesse chiamato prima, ho scritto dal primo mail, ce l'ho qua, te la faccio vedere giusto per correttezza, per far vedere che non sto dicendo cialtronate, è datata 25 gennaio, richiesta incontro con dirigente del settore. Ed è indirizzata a Panzieri Giovanni, 25 gennaio, ci siamo incontrati il 2 maggio, io capisco che uno abbia tanti impegni, 2 maggio. In questo incontro ci è stato detto che noi non possiamo fare la fiera, e io ho chiesto, ma i lieti non commerciali non possono fare la fiera? Per lui, no, non è vero, possono fare la fiera. Allora mi è stato detto che era il motivo per cui non potevano fare la fiera. Ah no, no, assolutamente no, i clienti non commerciali possono fare la fiera. E rileggo la magia, perché la magia evidentemente non la fa solo il mago Silvan, non so chi, non so se ci sia ancora il mago Silvan. C'è ancora quella sangue. Ma esce il bando della fiera, il preannunciato bando della fiera, no? Esce il preannunciato bando della fiera, dove tra i requisiti, si materializza, attenzione, perché gli assessori che sono venuti qua e il sindaco quando sono andato su ha sempre detto che noi non potevamo fare la fiera perché eravamo un ente non commerciale, e qui invece si materializza improvvisamente che possiamo partecipare anche noi. Requisiti, dov'è? Non è qua, adesso lo trovo. Possiamo, i soggetti ammessi, è ammessa la partecipazione degli enti del terzo settore iscritti al registro unico nazionale terzo settore, RONS, siamo noi. Ma allora io dico, ma come? Ma fino ad ora ci sono stato detto che non potevano fare la fiera, rifarci fare la fiera o riassegnarci la fiera, chiamiamola come vogliamo, perché noi non potevamo farla, e qui sta scritto che possiamo farla. Allora c'è qualcosa che non mi guarda. Poi questa fantomatica parola bando che vi ho detto sin dall'inizio, questa ipotetica parola bando che si materializza a 100 per la prima volta, come la cometa, no? Compare nel cielo, da noi è comparso il bando, perché io ho letto, no? Non può, attenzione, quello che sto leggendo non è per dar contro a questi che rispetto, e anzi penso e spero che devono essere valorizzati al meglio, perché sono tutti eventi nobili e tutti eventi importanti per la città e per le frazioni. Quindi non sono contro questi eventi, attenzione. Carnevale di 100, Plateau 045, Festa della Birra, Fiera delle Pere di Renazzo,
Fiera di San Lorenzo di Casomano, sagre gastronomiche nelle frazioni, Witty Summer Basket rassegna la bella stagione con gli aperitivi nel castello. Io non sono contro questi eventi qua, lo ribadisco, anzi ho detto al sindaco se hai trovato modo e maniera per poterli fare a chi li ha portati a questi livelli, hai fatto bene. Ma io penso che le leggi devono essere uguali per tutti. Ma gliel'ho anche detto questa cosa qua. Allora, quando si parla di commercialità e si dice che tutti gli eventi che hanno natura commerciale devono passare attraverso dei bandi, così è stato detto dall'architetto Panzieri, allora vorrei capire, o noi siamo l'esperimento, che ne so, il primo passo, siamo stati scelti come cavie per sperimentare questa parolona bando. Perché quegli altri eventi che hai citato non li mettono a bando, sono su. Ma allora, attenzione, ma secondo me giustamente, perché andare a mettere a bando un evento come il Witty Summer Basket, ma sarebbe cioè, folle un evento, però il Witty Summer Basket che è sul suolo pubblico e produce un ricavo, lascia stare la destinazione di questo ricavo, perché anche il nostro ricavo non è che va a remunerare noi stessi, ok? Il nostro ricavo degli eventi va a remunerare l'attività di una società non profit, idem il Witty Summer che in modo bello destina queste risorse a chi ne ha bisogno, ma al di là di come le utilizzi, ok, trae risorse utilizzando il suolo pubblico, il concetto è identico, perché quando Pazzieri viene a dire la fiera non costa al comune di 100, ma in realtà chi lo organizza trae risorse dall'uso del suolo pubblico, io allora dico che tutte queste attività traggono risorse dall'uso del suolo o dei beni pubblici. Ok? Quindi o la regola è uguale per tutti oppure io non ci sto, c'è qualcosa che non mi quadra e vorrei capire il perché, ed ecco il motivo per cui siamo qui. C'è un perché? Perché non ce l'ho, ed è il motivo per cui spero che da questo incontro, da quello che verrà divulgato, prima o poi ci venga data una motivazione chiara, reale, vera. Quindi allo stato dell'arte non c'è ancora nessuno che organizza il prossimo settembre centese, no, il prossimo fermo. No. Anche tu hai detto che voi non partecipate, non partecipate, così? Noi abbiamo detto. Allora, attenzione, distinguiamo, i bandi sono stati due. C'era un bando, quello degli eventi, dei nostri eventi, riservato al Necroloco. C'è un bando ancora aperto per la fiera, aperto a tutto il mercato, potenzialmente anche alle aziende che arrivano da Roma, da Napoli, da Milano, da Torino, a tutti. Ok? Ora io mi chiedo, perché? Allora, perché? Ma me lo chiedo per due motivi, come vi ho detto. Uno, noi siamo enti non commerciali, ma possiamo fare la fiera. Ma poi adesso leggo la fiera, ma non volevo parlare di fiera, perché il nostro malcontento non deriva dalla fiera, attenzione, deriva da come siamo stati trattati e da come sono state gestite le cose, tutte, ok? Ma quando io leggo da questo avviso si potrà procedere anche ad affidamenti diretti entro il limite di euro 139.000 euro, allora mi viene a dire perché cazzo fai questo? Perché fai questo? Allora, avete misurato quant'è veramente, quanto muove la fiera, il profitto che si trae dalla fiera? No, perché non ci avete mai chiesto i dati. Nessuno mi ha mai chiamato per chiedermi i dati. Ad oggi, 15 maggio, nessuno mi ha chiamato per chiedermi i dati della fiera. E nessuno li sa, a parte me, o a parte chi gestisce l'amministrazione, ok? Quindi quando fai un bando dovresti prima avere la misura concreta di quello che fai, chiedere a chi ha gestito l'anno prima, sarebbe anche cortesia, secondo me. Secondo, avresti appurato che siamo ampiamente sotto i 139.000 euro, oltre che poter affidare direttamente alla Proloco l'evento, ma siamo sotto anche con Fiore Bimbi, perché Fiore Bimbi l'abbiamo appena fatto
è stato anche un successo, non c'è motivo per cui non metterlo dentro, perché siamo sotto tutte le soglie di affidamento, come vi ho detto. Quindi in teoria, in base a quello, potrebbero darvelo anche voi direttamente senza fare il bando, giusto? Come è fatto, come è successo con la fiera delle pere. Okay. La fiera delle pere di Anazzo è stata riaffidata alla parrocchia di Anazzo tramite questo bando, okay, a cui giustamente la parrocchia di Anazzo ha partecipato. La fiera delle pere è un evento di natura diversa, cioè suo. Poi dopo entriamo nel merito se quel bando è stato fatto correttamente o meno, ma non è un altro discorso che mi interessa, non vogliamo fare la guerra a nessuno degli altri prologo o delle frazioni, ben venga che la prologo di Ranazzo possa ancora fare fiera delle pere, io sono contento della cosa. Ma perché? Perché? Sì, anche perché il discorso economico è importantissimo, è fondamentale, perché da 139.000 andiamo a un terzo. Perciò è quello il discorso, che senza voler fare maliziosi, allora, può mettere un po' la pulce nell'orecchio. Siccome noi non facciamo politica e non vogliamo accusare, non siamo qui a fare propaganda politica, non stiamo cercando di cercare una notizia istituzionale per screditare il sindaco, anzi, stiamo cercando un modo e maniera di collaborare col sindaco, però vorremmo collaborare in modo leale. E vorremmo che in primis le regole fossero rispettate, perché io ad oggi esco da tutti questi incontri che ho fatto in comune e li abbiamo fatti alla fine, anche se tardivi, forzati, come vi ho descritto, esco con una convinzione che la legge non è uguale per tutti. Quindi in conclusione ovvero cosa chiedi poi? Cioè più chiarezza di chiedo di poter collaborare in modo leale, in modo giusto e in modo corretto, come prevedono le norme di legge, nulla di più. Voglio collaborare, collaborare significa sedersi intorno al tavolo e dire come vogliamo fare le cose. Tutto lì. Quindi però ribadisco, scusa, chiedo di nuovo, quindi allo stato attuale non si sa chi fa la fiera e chi fa il sedere. Noi andiamo avanti con i nostri eventi, no. Noi andiamo avanti, sono nostri, non abbiamo bisogno. Il problema è che dobbiamo andarsi a cercare le risorse perché ci manca il fondamento, economico, economico, ma non abbiamo bisogno di fare un bando o di... Per capire, voi adesso vi mettete in moto per organizzare il settembre centese, certo, senza partecipare al bando? No, allora, il bando, quello che vi ho descritto prima, riservato al prologo, tecnicamente sbagliato, non abbiamo partecipato, si è già chiuso. Ah, okay. Oggi l'assessore Vittorio, ho letto che ha scritto su un giornale locale, non so quale giornale perché l'ho letto in fretta, non ho appurato chi l'ha pubblicato, che si stanno organizzando per fare gli eventi loro. Ma attenzione, settembre centesimo è marchio registrato nostro. Quindi c'è il rischio paradossalmente che noi andiamo avanti noi. Cosa succede? Cosa fate due? Ci sono una storia legale, sarebbe assurdo, sarebbe una follia. Noi siamo a ribadire la volontà di fare settembre centese insieme. E lo ribadiamo, la disponibilità. Ribadiamo questo negozio che voi vedete, entro in un inciso, però fa parte dello spirito, vorrei che capiste. Questo negozio che vedete che non è finito, vedete che ci sono quelli scaffali vuoti, è nato con l'obiettivo di fare al centro un punto di informazione sia per i turisti sia per la città, facendo diventare una vetrina di quello che la città fa, i prodotti che vengono realizzati dalle aziende del territorio. Okay? Quando abbiamo fatto questa idea tra l'altro è stata finanziata, abbiamo vinto il bando della Regione Emilia Romagna, è stata finanziata dalla Regione Emilia Romagna, siamo andati su all'assessorato cultura e abbiamo detto lo facciamo assieme, condividiamo gli spazi. Certo, manca un ufficio accoglienza turistica, lo sapete, è un problema che abbiamo. Quindi c'è uno spazio già fatto, già redatto, non dove il comune deve solo metterci una persona e un computer. Perché questo è già pronto, abbiamo fatto pavimenti, intonaci, è stato tutto rifatto nuovo qui dentro. Quindi ho detto, sono andato là più volte, facciamolo insieme. Perché la volontà non è di dividere, non c'è nessuna gara con nessuno.
e se ha vinto a Corsi o se vinceva un altro sindaco, saremmo comportati allo stesso modo, perché la volontà è quella di collaborare col sindaco che è stato eletto e designato dai cittadini. Vabbè, però non ci siamo noi che queste problematiche le avete con questo sindaco. Sì, certo. Però, al di là di tutto, quindi ripeto, la nostra volontà, voglio farvela capire, vedendo questo negozio, noi siamo nati su e lo condividiamo, ci facciamo l'ufficio informazioni turistiche della città di Cento, col marchio del comune. Siamo al 2 maggio, al 15 maggio e non abbiamo ancora risposte, se non a parole la disponibilità. Perché la Proloco deve rivolgersi alla stampa per avere una risposta dall'amministrazione? Questa è la mia domanda. Perché di solito alla stampa ci vanno quelli che sono, diciamo, gli sfigati di turno che non possono avere rapporti con l'amministrazione. Voi siete ovviamente riconosciuto da... Perché vogliamo rendere al pubblico, davanti ai cittadini, quello che stiamo dicendo da sempre al sindaco e all'amministrazione. Deve essere chiaro che noi abbiamo aspettato fino ad oggi fare la conferenza stampa perché eravamo convintissimi di ricucire tutto, perché con le frasi che il sindaco ci ha detto ha sempre dato la disponibilità a ricucire il tutto. Noi non abbiamo voluto fare polemiche, non abbiamo coinvolto nessun gruppo consiliare, che potevamo farlo tranquillamente, ma non l'abbiamo fatto, ma anche per rispetto a loro, perché noi vogliamo collaborare con loro, però non vogliamo essere prigionieri. La sostanza è quella. Loro devono trovare un accordo anche fra di loro, come giunta, come sindaco, ad avere un modo di agire nei nostri confronti uniforme. Non che tu mi vieni a dire sì e poi dopo due giorni tutto quello che hai detto non vale più niente. O siamo leali fino in fondo e ci confrontiamo, non siamo disponibili a confrontarci anche oggi, tuttora. Però cercate di avere una certa coerenza nei nostri confronti. Tutto lì. Noi chiediamo solo quello. Quindi fatemi capire una cosa. C'è ancora una porta aperta, se non ho capito male, perché il bando prevede un affidamento diretto sotto quella soglia. Quindi in teoria il comune può ancora scegliere di dire siete sotto soglia, vi riaffidiamo, diciamo, le vostre cose. Qualora invece questo non avvenga, e quindi parliamo del primo nocciolo, che è quello del settembre centese, che è quello più vicino. Tu hai detto è un prodotto nostro. Se il comune dovesse invece affidarlo a XY, voi cosa intendete fare? Andrete per vie legali? Ne farete due? Cioè, in cosa non potrebbero farete? Utilizzare il nome, potrebbero diventare un nome. Se lo fai, lo stracciano, cambiano il nome. No, ma allora, le porte sono aperte, per il motivo per cui facciamo questo incontro. Perché speriamo che tramite quello che diciamo, quello che scriveremo, sia recepito un messaggio. Non siamo qui a fare campagna elettorale contro l'amministrazione, siamo qui a lanciare un messaggio che noi ci siamo, che vogliamo essere rispettati, che vorremmo che le cose fossero fatte in modo corretto. Se la fiera verrà affidata ad altro soggetto, ci dispiacerà, non ne saremo per niente felici, perché 58 anni, questa fiera è arrivata ad assumere questi livelli, per il lavoro è stato fatto da noi, perché la fiera non era quello che vediamo adesso, ma basta andare dietro qualche anno, tu Giuliano che hai capelli come me, insomma, tu nemmeno di me, però insomma siamo io due prezzolari. Il colore. Sai come era la fiera 20 anni fa, ma anche Marco lo sa. La fiera 20 anni fa, c'era la piazza, arrivava un po' fino a teatro, un po' fino a San Lorenzo, c'era la mostra dei Nobbi in San Lorenzo, c'era la mostra dei Canarini al liceo. Era quella lì, è diventata invece una fiera campionaria con dei numeri di un certo livello perché c'è stato un lavoro dietro. Quando io dico col sindaco, non c'è differenza tra la fiera di Cento e la fiera delle Pere, potenzialmente, o la fiera di Casumano, potenzialmente sono eventi che hanno lo stesso bacino, per parlare dello stesso comune con gli stessi abitanti. Ok? Il territorio, cioè il suolo pubblico su cui poter fare l'evento è più o meno la stessa distanza, gli spazi sono sempre quelli, qui lascia stare chiaramente siamo nelle fazioni, siamo nel capoluogo, ma io sono anche da pari dignità a tutto e sono convinto che non sia quella la differenza. Secondo me la differenza è chi la gestisce. E lo dico con orgoglio che l'abbiamo portata a questi livelli e che siamo stati gli unici ad andare avanti anche quando c'è stato il Covid, mentre gli altri si sono fermati. Siamo gli unici a farlo, averlo fatto con investimenti anche importanti, perché mentre insieme
tutto quel modello fiera che è stato poi sbandierato dal comune, dalla precedente amministrazione, il modello fiera per il mercato, per gli altri eventi, perché ci abbiamo investito un sacco di soldi per poterlo fare prima, per poter andare avanti e non fermarci mai. Ora, questo lo dico con orgoglio, perdere la fiera sarebbe, secondo me, oltre che sbagliato, affidarlo a un soggetto che non conosce l'evento, non conosce la città, secondo me è sempre sbagliato, ma sarebbe una delusione per chi in questi anni ha sempre investito sulla fiera, per chi l'ha fatta diventare quella che è. Allora non puoi misurare la fiera sul volume che muove, oppure lo fai, ma se sei sotto soglia questo paragone non c'è, i 140 o i 120 o i 5000 hanno lo stesso valore. Il problema è invece come sono stati ottenuti i risultati. Quindi, quando tu mi vai a mettere in un bando la fiera delle pere, un bando per le parrocchie, la fiera delle pere, e in un altro bando per le parrocchie non ci metti la fiera di 100 e dici perché la fiera delle pere muove pochi soldi e la fiera di 100 muove tanti soldi, è sbagliato. Perché chi te lo dice a te che quest'anno la fiera delle pere non incassi 100.000 euro dalla vendita del disco? Ma chi lo dice? Non puoi sapere, non è questo il discrimine, discrimina tipo il genere evento. Allora, se tu decidi di usare un metodo, lo usi per tutti, come ho detto, ripeto da inizio, questo bando, vuoi fare i bandi, lo fai per tutto. Deve essere un metodo usato per ogni evento, ma soprattutto ci vuole rispetto per quelli che sono eventi che non sono tuoi. Non puoi mettere avanti un evento. Quando il dirigente comunale mi parla di fiere e mercati, e io ribadisco fiere, non fiera. Fiere. Vabbè, questo piccolo vocale cambia tanto, Però cambia forse solo nel mio vocabolario, non nel vocabolario di altri. Io spero, ripeto, che ci sia la possibilità di ricostruire qualcosa, di poter andare avanti, di poter creare gli uffici informazioni turistiche insieme all'amministrazione comunale qui, di poter fare la fiera insieme, di poter fare il settembre insieme. Poi, se si tratta di costruire insieme i programmi, chi ha mai detto di no? Vi ho fatto l'esempio del carnevale l'anno scorso. Ma ricordiamoci una cosa, quando il carnevale non si è fatto perché c'è stato il Covid, la premiazione dell'edizione 2020 è stata fatta sul nostro faro, sul settembre centese. Ogni anno il carnevale ha sempre avuto la sua vetrina sul settembre centese, sul parco del settembre centese. Quindi non c'è preclusioni o cose contro le altre, cioè noi siamo aperti, vorrei che fosse chiaro, ed è questo che non capisco. Questo che non capisco. Un evento che ti dà dei numeri così riconosciuti, perché dicono che possono, che devono fare il bando perché la fiera è così grande. Tu mi riconosci questa cosa qua. C'è il coinvolgimento di tutte le città, i commercianti si attendono che la fiera venga fatta perché sanno l'introito che ne deriva. L'altro, il lavoro fatto da Prologo in questi anni è stato anche quello di cercare di rispettare le vetrine dei commercianti, di non coprirle con gli stand, con i gazebo. Ci abbiamo lavorato, abbiamo fatto tante modifiche, ci siamo riusciti, a mio parere, chiaro, il disagio della fiera nel centro esiste sempre, però abbiamo fatto tanti correttivi, tanti miglioramenti in questi anni, quindi non capisco, non si superano le soglie, siamo un ente non commerciale che lo può fare, la fiera funziona tanto, funziona bene, riconosciuta dalla stessa amministrazione. Perché? E soprattutto, perché solo la fiera del 100? È un bel punto di domanda. Sì. Al momento non avete neanche una convenzione, quindi non avete neanche un soldo. In questo momento noi siamo fermi, non possiamo fare evento, se lo facciamo c'è tutto un iter da seguire, insomma, per te. Non scrivi a te, ha scritto a me. E quindi noi in questo momento siamo fermi. E lui che lo ha fatto dire, lui ha detto che l'unica cosa che possiamo ancora continuare a fare per due mesi è il mercatino del cos'è? Del,
antiche, che possiamo fare, lo faremo domenica questa e la prossima domenica, poi finiremo, perché se non ci viene rinnovato dovremo concluderlo, o meglio, noi l'obiettivo è di portarlo avanti. Chiaramente gli eventi, volevo fare anche questo inciso, gli eventi sono nostri, però abbiamo bisogno che il comune ci ceda all'utilizzo del suo pubblico, questo è una cosa importante. Non è che noi ci arroghiamo il diritto di poter usare il suo pubblico dove, come ci pare, quando ci pare. Ci devono dare, deve essere con dire, ma è normale, non è che si vuole imporre, ripeto, niente. No. Sì, anche perché concretamente, rispetto a quello che chiedevi tu prima, se loro vogliono, noi non facciamo niente. Non ci danno il suo pubblico, dove lo facciamo? A piede? Ed è già un motivo per dire lo facciamo noi, non fa chi sarà nominato da loro, non da noi. Cioè, questo tipo di dualismo non ci può essere, perché loro hanno il coltello per il mare. A un certo punto, solo il pubblico, loro lo danno a chi gli pare. Allora, dico, Acento è l'unico caso che sarà che la Proloco, che è un ente di promozione turistica, ma non fa quello che deve fare, perché il comune la taglia per fuori, in poche parole. Spero non avvenga. Spero. Ad oggi, ripeto, noi abbiamo ancora la titolarità dei nostri eventi, che faremo domanda di poterli realizzare. Io auspico che ci venga concesso di poterli fare, auspico che ci venga dato un sostegno, auspico che ci sia la volontà di collaborare con noi. Però noi faremo le domande di poter andare avanti con i nostri eventi, col calendario che ho già presentato. Con il 20 marzo, 20 marzo 2023. Il calendario è quello che qua. È quello che hai fatto fino adesso, ho fatto domande, non ha avuto risposte. Il calendario è questo qua. Questo l'ho controllato e l'ho rimandato, l'ho fatto mandato due volte. Il 20 marzo e qua, il 12 aprile l'ho rimandato, visto che non ho avuto risposta. Certo. Quindi noi andremo avanti con questo elenco, a partire dallo Street Food 100, che chiederemo di poterlo fare, il mercatino da luglio, perché fino a giugno lo possiamo fare, perché abbiamo fatto fai una conclusione così per fare un po' di ordine nei filmati che abbiamo, almeno io per un po' di ordine, perché poi se fai una conclusione almeno. La conclusione, ripeto, la Proloco vuole andare avanti nell'organizzazione dei suoi eventi, quelli che ha sempre fatto con successo. Chiede all'amministrazione di poterli fare, chiede all'amministrazione di collaborare e chiede a tutti quelli che sono gli attori coinvolti, dalle associazioni ai commercianti, di essere parte di questi eventi, perché la volontà è di fare gli eventi con il successo degli anni passati o anche di migliorarli, ok? Dall'altro lato chiediamo però rispetto e pari dignità con gli altri, perché quello che ho detto all'inizio, vogliamo che la legge sia uguale per tutti.